Ehi, ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Eccoci qui finalmente tornati, sono felicissimo perché siamo di nuovo su The Hunter Build Version 1359616. Finalmente, non perdiamoci in chiacchiere. Allora, questo qui è un video solamente per farvi vedere che il gioco parte di nuovo. E appunto ora vi faccio vedere un pochino il gioco, giusto mezzo secondo, perché poi voglio passare sul desktop per farvi vedere come installare nuovamente il gioco. Siamo di nuovo a Logger's Point. Ora non vi faccio vedere le nuove cose che ho nell'inventario. Con tab cosa si fa? Ah, si mette di nuovo il pad. Qui lì c'è un topolino, va bene. Siamo di nuovo tornati con The Hunter. Ora rinizieremo finalmente di nuovo dei cazzosissimi video. Questo video lo caricherò stesso oggi, sabato 6. Sì. E nulla, quindi sì, partiremo di nuovo con i video di Dante. Ora, adesso stacco il video e riprendo sul desktop per farvi vedere un pochino come appunto installare il gioco. A tra poco. Ok, siamo qui e allora questa è la seconda volta che sto provando a registrare il fatto del desktop perché mi ha dato dei problemi. Quindi nulla. Infatti con Fraps non capisco perché, ma mi sta facendo questi, non lo so, problemi. Comunque, andate sul sito di TheHunter.com, www.TheHunter.com, seguite passo passo quello che vi faccio vedere. Poi, invece di loggare oppure di iscrivervi nuovamente, andate su Download, che è quello qui. Poi, invece di cliccare su Canadian 2, che comunque vi aprirà una pagina che a voi non serve, ovvero cioè una pagina bianca, è una pagina che appunto non utilizza nulla, cliccate su The Hunter Canadian 1. Appunto, una volta cliccato su questo qui, partirà il download, appunto nel browser, il download di 945 MB più o meno, giù di lì. Voi dovrete fare appunto. Ma chissà, sto registrando, non lo so, sto cazzo di Fraps di merda. Voi dovrete scaricare quel download che è appunto tutto quanto il launcher con già alcune cose fatte. Dovrete solamente mettere a scaricare le patch. Una volta fatte le patch, ora non riesco a farvelo vedere, dovrete qui dove sto puntando il cursore, riuscirà, se avrete Avast Antivirus, altrimenti non so come spiegarvelo. Con Avast Antivirus qui vi uscirà una cosa che non trova un file all'interno del launcher e quindi dice continua esecuzione oppure chiudi. Voi non chiudete ma mettete continua esecuzione, così facendo il launcher vi appunto continuerà in automatico perché si bloccherà a causa di questa cosa, continuerà in automatico e voi pazientate, pazientate finché non arriverà tipo che deve fare 4.000 file, deve trovare, no? Una volta trovati questi 4.000 file, il gioco si avvierà. Finalmente voi cliccherete su Start e potrete giocare finalmente. Scusate per questo video, per questa mini guida un po' pezzottata, ma comunque non posso farvi vedere un'altra volta perché il procedimento è abbastanza lungo e non ho voglia di riscaricare tutto quanto. Quindi, volevo anche far vedere il mio canale, più quello là di The Bad Cop, che metterò anche il link in descrizione, il canale in cooperativa con Banana, con Post Battle e con Okram, che saluto. E